E domani si apre all'Arapacis la mostra dedicata a uno dei grandi miti del cinema italiano, Sergio Leone, proprio dal grande regista romano, è ispirato un film, Oro e Piombo. Vediamo il trailer. Ho parlato con quel vecchio bastardo di Ramirez, che ha accettato la mia proposta. Mi raccomando, non cacciarti nei guai. Io lo so chi siete. Lo so. Lei è la donna più bella, Claire Peralta. Che stai dicendo? E do allora il benvenuto al regista di Oro e Piombo, Emiliano Ferrera, e alla protagonista di questa pellicola, Yasmin Pucci. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ferrera, questo film dimostra che lo spaghetti western non è finito, non è morto, è vitale, è vivo. Assolutamente, non è mai morto, è sempre stato nella branche, no? Quindi alla fine bastava solo, come l'Araba Fenice, farlo risorgere dalle ceneri. Facciamo un po' di spoiler, di cosa parla questo film? Il film è ispirato a una storia realmente accaduta in fine 800 in Arizona, quindi in pieno West, dove una donna, Claire Peralta appunto, insegue il sogno di ritrovare questa antica miniera scoperta dai suoi antenati molto tempo prima, e per fare questo ingaggerà dei personaggi, e strada facendo ne succederanno di tutti i colori. Di tutti i colori. Yasmin Pucci è la protagonista di questa pellicola. Che personaggio è il suo? Ma ecco, Emiliano l'ha spiegato adesso a grosse linee. In realtà poi dietro il mio personaggio c'è tanto, nel senso, anche se interpreto un ruolo fino a 800, una donna di fino a 800, in realtà è una donna anche molto attuale, perché cova dentro tanto dolore, ha comunque una voglia di vendetta e rispecchia molto le donne di oggi, nel senso, noi portiamo dietro a volte tanta sofferenza e poi però riusciamo a stare sempre al passo, riusciamo comunque a darci da fare. Quindi grinta e femminilità. Assolutamente sì. Scene di lotta, armi, che lavoro ha dovuto fare per entrare in questa parte? Ma io ho sempre detto una cosa, noi, il nostro è un film indipendente, ce lo siamo autoprodotto, e io credo che sia doveroso per noi artisti, noi attori in generale, cercare di capire, anche avere una lungimiranza e capire quando sia un'occasione da cogliere. A me l'ha data Emiliano Ferrera con questo film, perché in realtà quanto potevo guadagnare rispetto al bagaglio artistico che mi sono fatta, no? Che mi porterò avanti, perché ho imparato ad andare a cavallo, ho imparato a gestire una pistola come se non avessi fatto altro nella mia vita, a combattere, quindi con degli stunt coordinator, quindi lui mi ha regalato... Ha utilizzato una controfigura, no? No, per fortuna. Allora, in una scena a cavallo che era veramente tosta, però poi per il resto... Ho fatto tutto sì. Da sola. Ferrera, Sergio Leone in che cosa l'ha ispirata? In tutto. Assolutamente tutto. Io, per me è sempre stato il mio mentore, fin da quando ero ragazzino ho iniziato ad accostarmi al mondo della cinematografia, ho sempre amato il cinema italiano, continuo ad amarlo, e quello che posso dire è che Sergio Leone ha veramente fatto in modo che il nostro cinema fosse riscoperto, ha insegnato agli americani come si facesse western, paradossale questo. C'è anche una cura particolare della colonna sonora. Una cura particolare della colonna sonora, ma ritorno un attimo alla regia, in quanto con Armando Barberi, direttore della fotografia, abbiamo fatto un lavoro molto certosino nelle inquadrature. La colonna sonora curata da I Dollaro d'Onore, Lorenzo Pinto, Gennaro Alfano e da Mood. Dove possiamo vedere questo film? Prossimamente nelle piattaforme e nei cinema. Speriamo, sicuramente, che questo è l'iter che vogliamo seguire. In bocca al lupo, grazie a Emiliano Ferrera e Yasmin Pucci per essere stati